Vice Sindaco, lasciamo da parte tutte le polemiche, le battaglie, poi in questo caso finalmente si fa forza comune, si lavora su un progetto, quello del quartiere Laurenteggio. Le amministrazioni hanno deciso, secondo me in modo assolutamente positivo, di dare priorità alla soluzione di un problema molto importante, che è quello legato alla riqualificazione e alla rigenerazione del quartiere Laurenteggio. Tutti hanno fatto la loro parte, la Regione ha destinato questi 60 milioni che vengono da fondi europei, il Comune ha deciso di investire dal suo bilancio 20 milioni più altri 5. Non sarà soltanto una semplice e normale riqualificazione, perché vogliamo proprio pensare alla qualità della vita di chi vive in quel quartiere, per questo che oltre alle ristrutturazioni necessarie ci sarà un pensiero sugli spazi pubblici e ci sarà anche un grande impegno per l'accompagnamento, per far migliorare, come dicevo prima, proprio la qualità della vita, la modalità della vita e far tornare Laurenteggio un quartiere di qualità. Un investimento importante di Regione Lombardia su un quartiere di Milano. Un investimento importante, un investimento che va verso lo sviluppo urbano. Andare a riqualificare la città, andare a riqualificare un quartiere della città, direi che rispetto al mio mandato è uno degli investimenti più importanti, se non l'investimento più importante fatto su un quartiere. Dove? A Laurenteggio. Quindi per dare la dimostrazione che dove c'è più bisogno oggi ci concentriamo, mettiamo insieme le forze istituzionali attraverso una buona trattativa e quindi attraverso fondi europei. Lo sforzo di Regione Lombardia, ALER e Comune di Milano ha prodotto già questo primo accordo che produrrà degli effetti per la cittadinanza. Per la prima volta abbiamo unito gli sforzi per concentrare risorse, sia risorse proprie che risorse provenienti dai finanziamenti europei, per un intervento di riqualificazione di un quartiere che ne ha molto bisogno, che è il quartiere Laurenteggio di Milano. E credo che questo sforzo porterà dei risultati finalmente, il quartiere da molto tempo aveva bisogno di interventi, vogliamo che la cosa avvenga con la partecipazione ovviamente degli abitanti del quartiere, quindi ci preoccuperemo anche di attivare un accompagnamento sociale, un laboratorio di coprogettazione che consenta agli abitanti di dire la loro sulle cose che per loro sono più importanti da realizzare del quartiere, oltre ovviamente alla riqualificazione. Delle risorse veramente molto importanti la Regione mette in campo, no? In un momento insomma di crisi economica, di tagli da tutte le parti, questa volta però si va un po' controcorrente. Sì, questo è anche frutto dell'ottimo lavoro che abbiamo fatto come Regione nella contrattazione della divisione dei fondi europei. Abbiamo recuperato rispetto alla programmazione precedente 400 milioni di euro, quindi abbiamo nella programmazione 14-20 un budget di circa 2 miliardi di euro. Di questi una cifra importante oggi la destiniamo per un intervento importante, quindi la riqualificazione del quartiere Laurenteggio di fatto con questi soldi si può rifare sostanzialmente. Mettiamo come Regione 60 milioni di euro, a questi si aggiungono 20-25 milioni del Comune, quindi 60 noi, 20-25 il Comune. Facciamo squadra, come è giusto fare, per trovare una soluzione, penso, veramente importante e definitiva a un quartiere che da anni merita un'attenzione maggiore.